Sagan. Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Fusi Gaming, sono Rineganevo e oggi siamo su questo video. Oggi sarà un video diverso rispetto agli altri, non parleremo di COD, cioè parleremo di COD in modo molto relativo. Ma oggi volevo farvi vedere un open box di questo praticamente. Penso che tutti lo riconosciate, è lo SCAF Infinity, il nuovo joystick dello SCAF Gaming. E volevo aprirlo insieme a voi, visto che mi è arrivato stamattina. Oggi non ho avuto tempo per vari motivi e mi tocca farlo solamente adesso. E ciao, apriamo e vediamo cosa c'è al suo interno. Allora, la scatola, cioè dobbiamo sfilarle. La confezione, che sembra anche figa, con tutto la scritta così, lo scatolotto, tanta roba. Vediamo. Allora, i colori li avevo scelti molto semplici perché voglio andare anche a risparmio. Libretto di istruzioni, è un manuale più che un libretto, fino a 300 pagine. Allora, questo è lo SCAF che ho ordinato io. L'unica cosa che non ho voluto pagare è stato il colore esterno, perché mi sembrava una cosa esagerata pagare 25 dollari, cioè 25 euro, che lì era scritto in dollari, vabbè, fa il cazzo come era scritto, e in più per avere il colore. Quindi vabbè, l'ho lasciato nero, ho preso i tasti azzurri. Ho aggiunto solamente, cioè sfiliamolo, ho aggiunto solamente il, vabbè, gli analogici più alti, tutti e due, il colore azzurro a tutti i tasti, come potete vedere, il grip dietro e il i trigger praticamente più con il blocco del, cioè decidiamo di quanto farli andare indietro e bloccarli. Poi dentro la scatola troviamo la brugola, praticamente sta roba qua che non so come cazzo sia, i pezzi sopra, gli analogici da cambiare a questa, gli analogici ai trigger se vogliamo cambiare il grilletto, diciamo. E praticamente, allora, poi abbiamo questo che serve per staccare i cosi qua, anche se vorrei evitare di staccare perché non, poi fa spaccare su tutto. Vediamo se non spaccare nulla, non so come si faccia, boh. Leggerò sul libretto di istruzioni come farlo senza rompere niente. Aspettate. Ok, lo agganci dietro, si stacca il coso qui senza rompere nulla. Ok, poi qua dietro troviamo un piccolo buco, lo vedete? Non so se si vede, boh, provo. Praticamente noi con sta roba qua, leggevo in internet, con sta roba qui, aspettate che la apro e vediamo cos'è. Allora, con sta roba qua dobbiamo infilarla nel buco, così suona anche male, però pace. E praticamente girandola a destra o a sinistra regoliamo di quanto vogliamo, cioè regoliamo la sensibilità del tasto, se lo vogliamo più rigido o se lo vogliamo più morbido, in base ai nostri modi di giocare. Però vabbè, possiamo sostituirli, come detto prima, con quelli più corti. E poi troviamo questo, questo robino qua, a differenza dello SCAF normale che non c'era, credo, il modello prima, boh, serve per cambiare gli analogici. Praticamente noi lo inseriamo sopra l'analogico e lo stappiamo e si stacca fuori. Io non ho comprato gli analogici più bassi perché comunque non sapevo cosa farmene, e al massimo se si rompono li riordino. E nulla, l'avevo preso per giocare soprattutto a Call of Duty, come avete visto dal canale. E partiamo già dicendo questo, che non è che avere questo joystick ti rende più forte, cioè sì, è diciamo una comodità in più, perché magari nei gunfight con un joystick normale, a parte se usi bumper jumper, ma io sono un mongolo che non riesco a usarlo, che devo staccare la mira, mirare e riprendere, cioè saltare e riprendere la mira, e in quel momento mi fottevano come non mai, almeno qui riesco un po' a gestirmi meglio nei gunfight, almeno in queste stupidate. Alla fine se ti shottano, ti shottano. Con i miei 2 mega di connessione all'80% è una stuprata. E niente, vediamo poi come farò un video, un road to nuclear, anche se lasciamo perdere. Ieri sono morto 2 volte a 19 di fila. È arrivato a 19, sono morto. Perché poi io quando supero, quando me ne mancano poche, tipo 6 così, inizio a cagarmi addosso perché so già che mi fottono, mi shottano chiunque.
Allora inizio a stare fermo, andare in giro con calma, però non cambia un cazzo perché mi arrivano da ovunque, mi danno un colpo e mi seccano. Vabbè. Quindi farò prossimamente proverò un video Road to Nuclear con questo nuovo joystick. Speriamo che almeno ci porti un po' di fortuna e riusciamo a fare qualcosa di meglio. Poi avrò in previsione anche di fare un open box, ma sul gioco, per vedere quante con 1000 criptochiavi, vediamo se riusciamo a raggiungere, vediamo cosa troviamo. Spero che il video vi sia stato interessante. Ripeto, lo scaf non è fatto assolutamente perché diventi un pro player all'improvviso, cioè se sei bravo, sei bravo, se fai schifo, fai schifo. Io l'ho preso solamente per comodità, per gestire, come ho detto prima, i gunfight in un modo migliore. Se l'episodio vi è piaciuto, lasciate un like. E se volete anche iscrivervi al nostro canale di YouTube, saremo più che felici. Da Rinneganevo è tutto, ragazzi, e ci becchiamo sul prossimo episodio. Ciao belli! Perfect soulmate, I wanna show my best friend. She took my life, my